Ci troviamo nella splendida palazzina che ospita l'ambasciata del Messico a Roma. Il Messico è un paese ricco di arte, di cultura e della straordinaria e affascinante storia delle civiltà azteche e maya. Il Messico offre dei paesaggi davvero straordinari e la sua gastronomia è considerata dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ed è per questo che è uno dei paesi più visitati al mondo. La parola Messico ha delle origini azteche ed etimologicamente significa nell'ombelico della luna. Pochi sanno che il paese non si chiama Messico ma bensì Stati Uniti messicani. E come per gli Stati Uniti d'America è formato da stati che hanno delle proprie regolamentazioni e nel caso del Messico sono ben 32. trovo nella splendida residenza dell'ambasciata del Messico in Italia in compagnia di sua eccellenza l'ambasciatore Carlos Garcia de Alba. Grazie per l'ospitalità. Grazie è un vero onore avere questo incontro e parlare di argomenti importanti che riguardano l'Italia e il Messico. È un allora lei è ambasciatore residente è ambasciatore del Messico residente presso l'Italia ma è anche ambasciatore del Messico e concorrente presso Malta, Albania e San Marino. Giusto. Quindi ha delle responsabilità davvero importanti. Ma diciamo che il ruolo è senza dubbio importante. Quanto meno importante, io credo che alla fine sia il lavoro che si fa per rappresentare un paese e un governo. Italia e Messico siamo paesi importanti. Quindi meritiamo avere un rapporto intenso, variegato di buona comunicazione, che fortunatamente è il caso. Però. Credo che sono soddisfatto. Allora, da quanto vive in Italia lei e la sua famiglia, e che impressione ha nel vivere nel nostro paese, lavorare nel nostro paese? Da quattro anni e mezzo, da ottobre del 2019, che faccio l'ambasciatore del Messico presso il Quirinale. Però ecco c'è un trucco se posso permettermi, perché non è la prima volta che io abito in questo meraviglioso paese. Io ho fatto gli studi di post laurea negli anni 80 del secolo scorso a Roma, presso la Sapienza, e poi sono stato anche qui in questa ambasciata, in questa sede bella devo dirlo, bella. Da quanto è praticamente la sede dell'ambasciata? Dal 1922, da quasi 102 anni. E la seconda volta lavoravo proprio in questo stesso palazzo come addetto commerciale del Messico. Quindi è la terza volta che io ho il privilegio di vivere in questo meraviglioso paese. Allora, quali sono le principali differenze? Tra Praticamente vivere in Italia Messico, cioè le differenze e praticamente le, le somiglianze tra i due popoli, tra i due paesi. Beh, ci vorrebbero ore per approfondire su questo importante argomento. Direi somiglianze siamo popoli molto affini. Abbiamo una grande empatia, una grande simpatia, ci capiamo al volo. Abbiamo questa origine latina che ci accomuna, molto, quindi molto, la molto, passione, sì, sì. l'accoglienza. Il senso dell'amore, il senso di famiglia, l'amicizia. Però ecco, non siamo ovviamente uguali, nessuno è uguale. Diciamo differenze. Beh, la geografia, senz'altro. Il Messico è un paese ben più grande dell'Italia. Sei volte e mezzo l'Italia più grande dell'Italia, quindi la geografia. Io spesso vado, a me piace guidare, spesso vado in giro per l'Italia e tutti quanti mi dicono: ma, ma sei matto, vai a guidare fino a Venezia. Ma, eh, ma per lei è vicino, è, è a portata di mano. Quindi la geografia è molto diversa. E poi la demografia. Noi siamo un paese molto giovane, la media d'età dei messicani è di 27 anni. Quindi. Qui non si vedono tanti bambini, per esempio, anzi pochissimi. Però ecco, non, non sono differenze che ci complicano la vita, sono semplicemente dati di fatto che dicono che non siamo esattamente uguali. Allora, probabilmente gli italiani non conoscono bene il suo paese. Che cosa vorrebbe che gli italiani conoscessero maggiormente riguardo la storia, la cultura, il modo di vivere dei messicani? Ma guardi che anche alla rovescia, nemmeno i messicani conoscono bene l'Italia, crediamo spesso di conoscere l'Italia poi in fin dei conti sappiamo che, che, che ci sono tanti stereotipi da una parte e dall'altra, dal taco alla pizza, e poi il gondoliere, e poi il tachero, quindi sono stereotipi che non ci consentono di, di, di approfondire nella nostra... Conoscenza. Dato di fatto è che siamo due potenze culturali. Non credo che ci siano, esagerando, più di dieci paesi al mondo che abbiano la lunghissima storia profonda in ogni senso, archeologia, arte, cultura, natura, antropologia. In tanti diversi, gastronomia, gastronomia assolutamente. Eh, quindi siamo delle potenze culturali e io credo che questo ci accomuna. Purtroppo, lo diceva lei, non ci conosciamo abbastanza. Quindi, questa è la nostra sfida anche come diplomatici: far conoscere di più i nostri paesi e andare oltre gli stereotipi. In effetti quest'anno ricorre il 150 anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Messico e avete presentato un programma davvero ricco che riguarda la storia, la cultura, la diplomazia per comunque eh, rendere più forti e più stretti i legami tra i due paesi. Vero, ce ne vantiamo, 150 anni di rapporti in cui abbiamo fatto tante cose benefiche per entrambe le parti. Però ecco, diciamo che questo anniversario è una scusa per conoscerci meglio, parlavamo di questo. Quindi è una piattaforma che dobbiamo usare perché in questo anno ci sia più Messico in Italia e più Italia in Messico. Quindi abbiamo fatto un programma di più di 20 eventi, 7 assi tematici dalla politica, al business, al turismo, alla cultura, all'arte, allo sport, al turismo, eccetera, che svolgiamo da mesi e che faremo fino alla fine di quest'anno. L'anniversario esatto cade il 15 dicembre del 2000. cioè i rapporti si sono stabiliti il 15 dicembre 1874. Chiuderemo queste celebrazioni con un incontro fra quei vecchi messicani che vivono in Italia da una vita, magari ci fosse un, un rovescio di vecchi italiani che vivono in Messico, che ci racconteranno la storia dell'identità messicana qua. Questi 3-5 messicani che all'epoca c'erano, che, che, che non avevano proprio un gruppo di scambio, che certamente si sono integrati bene, perché sono stati ben accolti. Quindi ho voluto apposta chiudere l'anno parlando delle persone. E questo è importantissimo perché sono loro che raccontano la storia e sono i protagonisti. Sono i protagonisti. E in effetti lei mi diceva che in Messico vivono circa 50.000 italiani che comunque hanno avuto una parte importante anche magari nello sviluppo dell'economia sì. del paese, della storia, ah, dello sport, sì, in vari assolutamente. settori. Assolutamente. Certo, io non sono la, la, la fonte autorizzata per dire le cifre degli italiani in Messico, a me arrivano piuttosto informazioni qua e là che ci dicono che sono all'incirca 50-60 mila italiani, non tantissimi comparati con altri paesi del continente americano, però non pochissimi e viceversa qua noi parliamo di circa 8 mila messicani che, che viviamo qua in Italia, che non sono... Nemmeno tantissimi, eh, non sono nemmeno pochi. Non sono nemmeno pochi, sì. quindi ecco, è importante l'integrazione e la conoscenza sì. comunque sì. delle possibilità che si hanno di rapporti eh, tra, tra i due paesi. Sì. E in effetti sul piano economico imprenditoriale, irrinunciabile sarà anche il business forum alla Farnesina che eh, servirà proprio per comprendere anche le opportunità di compenetrazione di rapporto commerciale tra, tra i due paesi. Il Messico è per l'Italia davvero un paese eh, strategico e rappresenta il secondo partner commerciale in America subito dopo gli Stati Uniti. Sì. Quindi è davvero un paese um, sì. importantissimo. Sì, questo è un asse molto importante delle celebrazioni perché è chiaro che la cultura, l'arte sono stati i fili conduttori dei rapporti bilaterali però è chiaro che la colonna vertebrale del rapporto bilaterale è l'economia e il commercio. Siamo dei soci che, che non si sa, non si riesce a dimensionare l'importanza degli scambi commerciali, lei lo diceva bene, siamo il secondo socio economico dell'Italia nel continente americano, solo dietro gli Stati Uniti. Se lei chiede in giro a Roma o a Milano... Nessuno Palermo, usa. qual è il secondo socio? Perché tutti daranno per scontato che sono gli Stati Uniti il primo. Ma chieda qual è il secondo, nessuno dirà il No, Mexico. si pensa magari all'Argentina o al Brasile, dove ci sono ovviamente molti italiani e sì. Lei deve mettere insieme Brasile e Argentina per arrivare al volume di scambio che il Messico da solo a Colombia. È davvero Ma incredibile. Ma non solo il commercio, anche gli investimenti. L'Italia è un paese con tanti importanti e poi di successo investimenti in Messico. Si sa poco alla rovescia, il Messico è un paese che investe anche tanto in Italia, eh? mentre il divario commerciale è 4 a 1 a favore dell'Italia, a livello di investimenti il divario si chiude 3 a 1, su ogni euro, su ogni 3 euro che gli italiani investono in Messico, i messicani investono 1 euro in Italia. Circa 6.000 famiglie italiane. Vivono di investimenti messicani. 16 delle regioni italiane delle 20 regioni hanno investimenti messicani, quindi non è poca cosa assolutamente, e quindi il rapporto Italia-Messico è davvero cordiale, costruttivo, senza conflitti cosa che non si dà sempre per sì, scontata tra i sì, paesi brava. e quindi ehm, la sfida quindi principale tra i due governi è proprio quella di riuscire a dare visibilità ad un rapporto che probabilmente non ne ha tanta brava, questa è la sfida e questa è una grande sfida che abbiamo entrambi i governi, ma non solo i governi, i mass media le società di entrambi i paesi. Dobbiamo far conoscere di più cosa siamo stati capaci di costruire in questi anni e come ad entrambe le parti ci ha portato grandi benefici. Anche perché, comunque, eh, questo coprirebbe ogni aspetto: la storia, la cultura, la gastronomia, il turismo. Il turismo è davvero importante. L'accademia, la scienza, l'arte. Esatto. Eh, sia l'Italia che il Messico sono davvero due potenze dal punto di vista storico, archeologico. Pensiamo alle civiltà azteca e maya, che effettivamente hanno un fascino incredibile e non si è ancora scoperto tutto. Quindi mh, abbiamo effettivamente tanto da, sì. da condividere, tanto sì. da conoscere. Poi torniamo invece a qualcosa di più attuale, anche lo sport. E quindi parlando magari anche dei mondiali del calcio del 70, dell'86, del, del 90, anche qui ci sono tante cose magari da condividere. Ecco, mi fa piacere che, che lei tira fuori questo argomento, perché di solito non diamo importanza allo sport siamo due popoli, cambiamo lo sport. Assolutamente, Quindi veramente... perché non si parla anche fra i governi di sport, come è se importante. fosse un torto. Assolutamente Quindi non lo è. io mi sono dato da fare da quando sono arrivato a mettere lo sport anche come parte del rapporto bilaterale e per questo mi fa piacere che parte delle celebrazioni riguardano lo sport. Lei è invitata a venire a questa sede il 6 giugno perché avremo un bello un bel incontro inedito fra leggende del calcio italiano e leggende del calcio messicano. Non mancherò sicuramente, grazie per l'invito. Ci parleranno certo. del passato, presente e futuro del calcio in entrambi i paesi, ci porteranno dei ricordi meravigliosi del Mondiale del 70, anche di quello dell'86, però ecco, ricordatevi, fra due anni, nel 2026... Il Messico sarà il primo paese della storia del calcio ad organizzare per la terza volta i mondiali di calcio. Quindi eh, lo sport va valutato, va apprezzato e deve essere parte del nostro rapporto bilaterale. Non solamente esatto come indotto, come business, ma anche e soprattutto proprio come legame tra i due popoli. Culturale. Perché comunque esatto è un legame culturale fortissimo. La cultura va al di là delle belle arti. La cultura collega i popoli, quindi noi abbiamo lo sport come parte essenziale della cultura dei nostri popoli. Una cosa che ci avvicina molto è anche il fatto che sia la cucina mediterranea che la gastronomia messicana sono state considerate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, sì. quindi anche questo comunque è un punto sì. che ci accomuna, un punto importante della ricchezza dei paesi. Beh, abbiamo delle... Cinque gastronomie dominanti a livello internazionale, a livello globale. Sì, noi ce ne vantiamo. Siamo stati la prima cucina riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio intangibile dell'umanità. Poi gli scambi che ci sono stati. Immaginate la cucina italiana senza il pomodoro. Impossibile da immaginare. Immaginate la gastronomia italiana senza il mais. Immaginate le dolcezze che fa la gastronomia italiana senza la cioccolata. Sono piccoli doni del Messico alla gastronomia internazionale, ma specificamente alla gastronomia italiana. Parliamo del cioccolato, quindi sono stati i messicani insieme ai guatemaltechi a, a, a scoprire il, il cacao. cioccolato, il cacao. Il cacao, che è l'ingrediente essenziale con cui si fa la cioccolata, certo. Questo è un meticciato. In Messico, soprattutto allo stato di Tabasco, nella zona dei vecchi olmechi, dove nasce questa meravigliosa pianta chiamata cacao, che i nostri antenati mangiavano. però va detto che gli europei avete dato il vostro contributo perché avete addolcito. L'abbiamo addolcito. Avete comunque... messo lo zucchero, <ride> e questo ha fatto, ovviamente, una grande differenza. Però la cioccolata, come tale, è un prodotto nostro dalle nostre parti. Ed era considerato prezioso perché comunque la chiamavano la bevanda degli dèi. Assolutamente sì, poi il cacao, il, questo grano, era usato anche come moneta di scambio, quindi era, era di un grande valore. Era molto preziosa. Quindi solo ho fatto alcuni esempi, non solo della ricchezza gastronomica di entrambi, ma come entrambi ci siamo aiutati, dati una mano a migliorarci. Noi vi abbiamo mandato il pomodoro. E voi ci avete mandato la pizza col pomodoro, quindi questo è un Sono stati raggiunti degli obiettivi importanti l'anno scorso, come mi diceva appunto, il volo diretto eh, tra Roma e Città del Messico, per esempio. Sì, ce l'abbiamo fatta, dopo un bel po' di sforzo, la linea di bandiera messicana AeroMexico ha aperto un volo diretto, direttissimo perché non fa nessun scalo. E devo dire che questo è stato un grande successo. Da quando è iniziato il volo, sempre lo dico, non è pieno, ma strapieno Però c'è anche quello della Neos che collega Milano con Cancun. Quindi questo ci ha permesso di aumentare le cifre, perché quando a me mi dicevano che tanti italiani andavano in Messico, 180.000, che tanti messicani venivano in Italia, 160.000... Quelli non sono grandi numeri. Assolutamente, Quindi sono troppi. Per crescere, pochi. io spero di chiudere il 24, questi 150 anni, con almeno 200.000 turisti in ogni senso. E da lì in su, mai più indietro. Dobbiamo crescere perché dietro il turismo c'è conoscenza, ci sono scambi di ogni genere, per cui il turismo non solo... <coughs> è una risorsa economica, è una risorsa culturale che va favorita e stimolata. Assolutamente, quindi quali altri obiettivi si pone lei dal punto di vista del turismo per aumentarlo? Diversificare i destini, perché dobbiamo capire i messicani che l'Italia non è solo Roma, Firenze e Venezia e gli italiani devono capire che il Messico non è solo Città del Messico e Cancun ci sono tanti altri destini che vanno visti perché veramente siamo paesi ricchissimi in destinazioni. Abbiamo delle bellezze stupende sì. dal punto di vista dei paesaggi, sì. uh, quindi appunto queste spiagge meravigliose del Golfo del Messico, uh, per quanto riguarda poi le rovine Maya, certe cioè sì. che ci sono sì. veramente dei posti stupendi, sì. quindi bisogna Come da voi. davvero, e la stessa cosa abbiamo noi, quindi non più solamente le mete classiche, ma ovviamente cercare di distribuire andare maggiormente, sì. andare oltre. Sì, questa è un'altra delle conoscenze. mie sfide, che ogni volta che posso mi do da fare per dire messicani guardate che bella. Roma, bella Firenze, bella Venezia, ma c'è altro da vedere in Italia. Assolutamente. Un altro obiettivo importante raggiunto nel 2023 è quello della costituzione della Camera di Commercio qui in Italia, sì, la Camera di messicana. E ce l'avete fatto, un grandissimo risultato. Ce l'abbiamo fatta, non facile, però non poteva non esserci. Essendo un socio così importante dell'Italia e del Messico, c'erano 39 Camere di Commercio e non quella messicana. Quindi grazie a nove soci che hanno iniziato questo viaggio tre anni fa, ormai dal maggio dell'anno scorso ufficialmente nata la Camexital, che conta ormai circa 100 soci da entrambi i paesi, grandi, medie e piccole aziende, che stanno andando come razzo e che aiuta ulteriormente a crescere gli scambi economici fra i due paesi. Dal punto di vista culturale, dal punto di vista proprio di scambio tra università, anche qui state facendo un lavoro importante. E devo dire con grande soddisfazione. Due settimane fa chiudevamo il primo incontro della storia fra i magnifici rettori di entrambi i paesi. Vi confesso che nel miglior scenario io vedevo 10, 12 magnifici, magnifici rettori partecipando siamo arrivati a 39 quindi abbiamo fatto questo esercizio che alla fine ha lo scopo di accrescere la mobilità accademica che ci siano più studenti messicani in Italia e più studenti italiani in Messico ci sono solo 561 studenti messicani in Italia per un paese di 128 milioni di persone non è nulla quindi a questo servono questi incontri, a che gli accademici si conoscano di più, facciano più ricerca basica, applicata su ogni tipo di, di argomento e che ci conosciamo ancora di più nel, tempo, nel campo della scienza e della tecnologia. Allora vorrei parlare anche di un'altra cosa che accomuna i due paesi, i colori della bandiera. I colori della bandiera verde, bianco e rosso che probabilmente dal punto di vista simbolico rappresentano la speranza per quanto riguarda il verde, la pace, la purezza, il bianco e poi la passione, anche l'onore a tutte quelle persone che sono morte in guerra per, per la libertà. Ecco, per voi è la stessa cosa? Sì, significa lo stesso. Certo, da noi c'è anche... L'aquila che mangia il cactus al centro, che è lo stemma nazionale, che è la leggenda della Fondazione del Ce la spiega, Città. perché è molto intrigante, è una molto bella interessante. E sono i nostri antenati, gli aztechi, che partivano dal nord ovest del Messico, eh, dell'isola di Mexcaltitán, che oggi è lo stato di Nayarit, e lì e i dei gli hanno detto, voi andate verso il sud, e dove vedrete in un lago, un'aquila che mangia un serpente che è poggiato su un cactus, è lì che dovete fondare la città, Tenochtitlan. E quindi questi sono partiti, e finché non hanno trovato questo, è da lì la leggenda della nascita di Tenochtitlan che è diventato lo stemma nazionale, è una bella, una bella storia. È una, una bella bellissima leggenda. storia. Quindi vedete lì. Questa bellissima aquila che mangia il serpente, poggiata su un cactus. Bella. Molto interessante. Sì. E, mh, ci sono altre curiosità, altre cose che ho letto. Per esempio, eh, in Messico esiste la piramide più grande del mondo, la grande piramide di Cholula. Dove ero tre settimane fa. Ecco, ancora più grande di quella di Cheope in Egitto. Ma di gran lunga. Il fatto è che è talmente grossa ed è talmente ormai urbanizzata che non si riuscirà ahimè mai più a tirarla fuori perché dovrebbero distruggere una, una città, città un paese. per tirar fuori questa piramide gigantesca che hanno fatto i cioccioltecos eh, che è vicino alla città di Puebla vicino a città del Messico eh, però è, un, è, 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 è vero che abbiamo la piramide più grande massiccia al mondo Cholula e questa è una cosa che pochi sanno, come anche per esempio che voi siete il più grande produttore d'argento del mondo. Sì. E che abbiamo l'albero più grosso al mondo, l'albero del tule a Oaxaca, 44 persone prese dalle braccia riescono a circondare il tronco di questo albero. Quindi un altro bel record mondiale, l'albero più largo al mondo. Ambasciatore, qual è il messaggio che lei Vorrebbe dare agli italiani, agli italiani che non conoscono il Messico e che effettivamente, eh, ecco, perché dovrebbero andare a visitare il suo paese? Beh, perché è un paese affascinante, diverso, a buon mercato. perché i messicani, sembra presuntuoso che lo dica da messicano, siamo molto, molto ospitali. Come noi italiani, comunque, lì ci assomigliamo molto. Veramente, ci facciamo a pezzi per far sentire l'ospite a casa, farlo sentire bene. Abbiamo dei servizi turistici meravigliosi. Abbiamo i camerieri, sfido a un, un concorso mondiale. I camerieri più bravi al mondo sono i messicani. Io faccio questa sfida in pubblico, però, i camerieri messicani sono i più forti del mondo incredibile la professionalità, la rapidità, la simpatia del cameriere messicano. Quindi tutti questi sono fenomeni di ospitalità, di servizio, il cameriere lo fa sentire a suo agio e poi non può andare via da un ristorante messicano senza farsi una risata perché sono simpaticissimi i camerieri messicani. Quindi questo è un invito davvero molto... Faccio intrigante. giustizia ai camerieri perché sempre si fa meritatamente giustizia al cibo essenziale certo però Ma chi parla anche, di camerieri esatto questa è una cosa importante perché chi parla di camerieri come viene servito il cibo è importante e come, ma come si tratta il cliente come si approccia come si fa sentire adagio comodo poi ci sono tavoli di 20 persone questi non prendono nota la memoria si ricordano chi ha chiesto ciascuno dei 20 che sono seduti a tavolo si ricordano è incredibile, i camerieri messicani sono di un altro pianeta. Che bella questa cosa. Sì, <ride> sì. approfitto per fare giustizia ai camerieri messicani. È una bella cosa quella sì, che lei dice. Sì. Lei mi diceva prima cosa consiglierei agli italiani. Ovviamente leggere sul Messico, avvicinarsi all'ambasciata, siamo un'ambasciata un aperta, attiva. Stiamo continuamente facendo degli eventi, seguiteci sul nostro sito web, seguiteci sulle nostre reti sociali, venite ai nostri eventi, abbiamo almeno una volta a settimana qualche evento artistico, avremo per alcuni giorni un concerto di pianoforte, avremo anche un concerto di chitarra. E ogni settimana stiamo facendo qualcosa di interessante. E questo è un lavoro davvero eccezionale che voi sì, fate proprio per sì, integrare sì. i due popoli di Diplomazia e pubblica permanente, diplomazia culturale, crediamo, abbiamo bisogno anche perché c'è molta concorrenza, non siamo l'unico paese che cerca di attirare l'attenzione degli italiani, però lo facciamo alla meglio e ovviamente alla fine c'è anche un vantaggio, un valore aggiunto, ci si conosce meglio. Quindi io Consiglio agli italiani di andare oltre gli stereotipi, ovviamente di visitare il Messico, sarete molto benvenuti, approfittate che ci sono i voli diretti Milano-Cancun, Roma-Città del Messico, per qualsiasi cosa che riguardi cultura, arte, ma anche business, commercio, altro, avvicinate l'ambasciata. Allora, parlando di cultura, eh, ci dica qualcosa per quanto riguarda il cinema. Il cinema... Beh, siamo è... potenti, esatto. Si siamo anche in questo campo siamo delle potenze. Il cinema italiano e il cinema messicano sono proprio tra i più forti al mondo, e poi vivaci perché c'è una nuova generazione di registi in entrambi i paesi che sono veramente eccezionali, non solo i tre, quattro nomi vostri e nostri che conosciamo, di cui ce ne vantiamo, ma anche tanti giovani, e poi in Messico dire tante donne registe che stanno venendo fuori con una forza eccezionale, no, il Messico è un paese dove veramente il cinema è, è vita, è DNA, lo portiamo proprio nel sangue. Quindi... E qui noi ci assomigliamo molto, sì, c'è sì, molta storia. Sì. Poi sappiamo fare nostri... no? sappiamo, ci sono degli attori, attrici, registi, fotografi quindi anche in questo ci somigliamo tanto e abbiamo molto da, da, da parlare poi ehm, ci sarà anche una moneta commemorativa della zecca d'italia per quanto riguarda stiamo parlando di questa di possibilità di fare qualcosa in comune stiamo parlando i dettagli speriamo che venga fuori questa proposta di riuscire a fare una medaglia commemorativa binazionale in questo in questo anniversario sì, ringraziare di questa disponibilità Aggiornarci ogni volta che sia necessario che ci aggiorniamo sarò ben contento di ricevervi di nuovo in ambasciata. Conoscete la strada? Non so se eravate già state qua. No, la prima volta. Mi farà piacere rivedervi. E, e, e niente, grazie della disponibilità. No, io ringrazio lei, sulla sua eccellenza, veramente per me è stato un onore intervistarla. E ho conosciuto anch'io durante questa breve intervista delle cose nuove del Messico che non sapevo e quindi sarà un messaggio davvero importante per tutti gli italiani che ci seguono. Grazie. 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 Alla prossima. Il Messico ha una superficie sette volte più grande di quella dell'Italia e con una popolazione di 130 milioni di abitanti circa è il paese di lingua spagnola più popoloso al mondo. Abbiamo altre similitudini con il Messico, per esempio il colore della bandiera che a strisce verticali verde, bianco e rosso rappresentano sicuramente dei valori simili. Il verde è il colore della speranza, il bianco della pace e della spiritualità il rosso, quello della passione e del sangue versato dai nostri eroi.